Sicuramente quest'anno rispetto agli scorsi, con meno presenza in Costiera Amalfitana, la situazione traffico, per quanto comunque congestionato, per quanto comunque soggetto a blocchi continui, è andata meglio, ma è andata meglio perché ci sono state meno presenze. Di conseguenza, io credo che la soluzione sia semplicemente contingentare il numero delle persone che vengono in Costiera Amalfitana. Probabilmente aumentare i trasporti via mare. Noi abbiamo la fortuna di avere un territorio in Campania che è vastissimo, che è bellissimo. Io credo che la regione Campania, che sia ancora più in alto e che quindi si trova a dover governare, a poter decidere relativamente ad altri territori, io credo che una mano da loro, da parte loro, ci debba essere. E poi c'è un altro problema, quello degli enti locali. Purtroppo in città come Salerno, in altri comuni, coesistono e sono spesso molto vicini tra di loro attività imprenditoriali dove si vendono gadget, souvenir di lusso e a fianco a loro ci sono i distributori di bevande H24. Purtroppo, secondo me, non va bene. In un posto che si offre, che si pubblicizza al mondo come vacanza esclusiva, come turismo di relax, turismo di lusso, purtroppo queste due cose non possono coesistere. C'è poco da fare, la Costiera Amalfitana non è per tutti. È logico che se parliamo di traffico in costiera e non vengono dati i permessi per costruire dei parcheggi, la gente della costiera, la macchina, dove la deve mettere?